Ma buonasera, amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Oggi il microfono dovrebbe essere a posto, quindi non dovrebbe gracchiare, ditemelo, perché ho visto che mi aveva messo al massimo il volume di ingresso. Per chi non lo sapesse, sto dicendo questo perché l'ultima volta sono partito con un volume senza senso e credo di aver fatto rimettere l'udito a qualcuno di voi. Comunque, che dire, oggi ultima live dell'estate, in realtà non dell'estate, perché la verità è che dopodomani me ne vado finalmente in ferie, proprio quando Bitcoin pompa, non poteva andare altrimenti. Ormai questo era già scritto e tornerò, ci rivedremo il 10, noi venerdì 10. Non è ancora finita l'estate, però facciamo un po' di dramma, no? Suonava meglio, l'ultima live dell'estate suonava bene, è un po' più clickbait, ecco. E quindi no, scherzi a parte, vi lascio con un po' di chicche su un nuovo ecosistema di cui parleremo domani in maniera approfondita in video. Vi avevo già fatto dei teaser continui da più o meno una settimana ormai. Stiamo parlando della blockchain di Avalanche che sta crescendo in maniera impressionante. State fermi, non fiondatevi a comprare il token. Guai a voi se stasera comprate il token perché comunque è pompato già in una maniera importante, è esteso, fate attenzione. Quindi l'obiettivo non è dire bisogna comprare il token, ma l'obiettivo è conoscere una nuova chain che sta crescendo a una velocità pazzesca. Mi ricordo un po' Polygon alla sua fase iniziale, alla sua fase di lancio. E parlo, ripeto, da farmer, non da chi vuole comprare il token, ma da chi vuole farmare su quella chain. Ci sono delle interessantissime opportunità che con degli APY ancora alti, dei rischi comunque proporzionali, quindi vale la pena appunto fare un discorso a parte. Oggi facciamo una piccola intro, un piccolo teaser e domani facciamo un video dedicato unicamente a questo, un piccolo tutorial sui funzionamenti e quant'altro. Poi qualche aggiornamento anche sul mondo Terra, qualche aggiornamento sui grafici, qualche aggiornamento su Bitcoin, che alla fine, come sempre, fa parlare di sé perché adesso ha recuperato i 50.000 dollari per la prima volta dopo il dump di maggio, sì. E ve l'ho detto, quale momento migliore per ricominciare a pompare se non quando me ne vado in ferie io che dovrò impazzire, lì già mi ci vedo con gli alert che saltano fuori ogni minuto. Vabbè, ci tocca. Comunque, dobbiamo ancora fare attenzione però, perché la candela di oggi non mi sta piaciucchiando granché, però che dire, ormai sta attaccando anche l'ultima resistenza, quindi come dicevamo, come anticipavamo anche nelle scorse analisi, se andiamo poi a giocare di nuovo con i massimi, abbiamo fatto un equal high e questo comunque ci crea una struttura molto, molto positiva, ecco. E, contrariamente alle aspettative di molti, inclusa la mia, io sinceramente mi aspettavo una seconda ondata ribassista dopo un rimbalzino, andare a pescare ancora un po' di disperazione me lo aspettavo, è nello stile di Bitcoin, no? Che di solito prima di ripartire spazza via tutti quelli che sono rimasti che non ci credono saldamente, eppure potrebbe essere, sempre che adesso ricominciamo e non succede che magari nei prossimi giorni fa un altro gigadump, potrebbe essere che stavolta invece riparta prima di andare a fare appunto piazza pulita di tutti coloro che hanno le mani un po' più deboli. Io ho ancora la mia coperturina aperta, lo sapete, perché tanto è una copertura al 5% che incrementerò al 10% se vedo che adesso questi due livelli li andiamo a riperdere, quindi se andiamo a negare la rottura. L'unico motivo per cui esiste questa copertura non è espormi short speculativamente, io ovviamente sono esposto long, ho la mia posizione long, una piccola parte di quel long è in short, cioè è un long spot, è presa in short, è come aver fatto un piccolo take profit, è un mini stabilizzatore di portafoglio per attutire la caduta nel caso in cui, ripeto, dovessimo avere un altro dampino. Nulla di più, nulla di meno. E dunque il grafico lo andiamo a vedere dopo, anche perché ci sono un bel po' di altcoin che si stanno sbizzarrendo. Guardate ad esempio anche Cardano, che ultimamente la sto seguendo, non scherzo. Vedete, vi ricordate, avevamo identificato questo livello come livello di possibile entry su retest e tac, pennellatina e via. Ecco, questo sembra uno di quei momenti storici in cui molte altcoin fanno movimenti di questo tipo, quindi possono essere molto molto interessanti, però ci arriviamo dopo, perché prima vorrei iniziare
con il fare due chiacchiere sulle notizie del giorno, su appunto una piccola intro per farvi un piccolo teaser sul mondo Avalanche e poi la parola passa a voi come sempre, che siete i protagonisti assoluti di queste live, anche quella di oggi che è l'ultima. Quando torno, mi raccomando, voglio rivedervi in massa, è finita l'estate, non ci sono più scuse, si ritorna sul pezzo, sulle cripto, guai a voi se... non lo so, bighellonate, come si dice dalle mie parti. Allora, che cos'è Avalanche? In breve, la faccio brevissima e domani ne parliamo bene. È un'altra chain dove si sta sviluppando un ecosistema DeFi abbastanza grande, perché ha una sua parte, chiamiamolo, una sua chain che è EVM compatibile, quindi compatibile con Ethereum. È molto scalabile, molto veloce, ripeto, non vi racconto i dettagli tecnici adesso perché ne parliamo domani. Oggi vi voglio solo far vedere che cosa c'è sopra, ok? L'unica piccola difficoltà può essere fare il passaggio da Ethereum ad Avalanche, perché è un attimo, un pelo più complicato che le solite, cioè c'è da utilizzare, come vedremo, un bridge particolare, ma vi volevo far vedere che, allora, aspettate, in realtà ho chiuso DeFi Llama, che è la nostra dashboard del mondo DeFi che ci fa vedere il capitale su ogni chain. Vi volevo far vedere quanto sta crescendo rapidamente il TVL su Avalanche. Allora, eccoci qua, tac, impennata parabolica negli ultimi giorni. Ma cos'è successo, vi chiederete? La notizia di cui abbiamo parlato, mi pare, la settimana scorsa, se non erro, in una live, che vi avevo anche lasciato il clickbait nel titolo. No, scherzi a parte, la notizia è veramente importante perché Aave e Curve hanno messo da parte un fondo, un grant, che dedicheranno gli incentivi per chi utilizzerà quelle piattaforme su Avalanche. Quindi arriveranno Curve e Aave, e con esse, io mi immagino, arriverà vagonate di liquidità. Molta liquidità sta giocando anche d'anticipo, perché effettivamente, come potete vedere, c'è stata un'impennata dal giorno successivo in cui è uscita la notizia, ma non è di fatto una notizia da poco, perché avere comunque due piattaforme così influenti in termini di liquidità e di reputazione come quelle, che scelgono di utilizzare una certa chain, caspita, fa davvero la differenza, e allora comprendo. Al momento ci sono alcune piattaforme già più che valide, però ancora in beta, sono piattaforme alcune delle quali non sono nemmeno auditate, quindi c'è da esercitare molta molta cautela. Prima quindi di Curve Aave, che non ci sono ancora, arriveranno, non ci sono ancora date tra l'altro, ma si sa già che sarà un liquidity mining da 160 milioni di dollari, quindi roba da far impallidire. Non so se vi ricordate all'inizio, quando su Polygon c'erano i primi programmi di liquidity mining di Aave, che era bassissimo in confronto, era qualche milione, e in sostanza la figata era che tu andavi a mettere del collaterale su Aave, prendevi l'APY, poi andavi a usare quel collaterale per prendere un prestito e prendevi altro APY anche per prendere il prestito. Pazzesco, erano veramente dei tempi d'oro. Poi sono finiti perché il programma è terminato, cioè si è ridotto, o meglio, e l'APY che pagavi per borroware era maggiore di quello che ricevevi. Però su Avalanche mi aspetto che ci saranno, ecco, dei bei tempi d'oro come quelli, e vediamo. Spero che sarà dopo il 10 di settembre. Nel frattempo su Avalanche abbiamo, guardate, le vedete anche da qua, quattro piattaforme principali che vanno a cubare. La prima si chiama BankUI, poi c'è Pangolin, Trader Joe e Yield Yak, che viste così dici, ma sono giocattoli, cos'è una chain giocattolo? E, però in realtà BankUI è il money market, quindi è la base un po' di tutto, la piattaforma di lending, per capirci, un simil Aave, dove il funzionamento è semplice, ovvero depositi asset, li usi come collaterale, prendi prestito. Tutto lì, come lo conosciamo, esattamente quello. Gli asset che vedete qua, quelli .e, sono dei wrappati su Avalanche dei token su Ethereum. .e sta proprio per Ethereum. E come vi dicevo, adesso lo vedremo bene domani, c'è da fare un bridging che richiede un passaggino. E
Esempio di operatività, deposito WBTC.E, cioè il WBTC spostato su Avalanche, lo collateralizzo 12,73 di APY come lending, lo utilizzo per andare a prendere un prestito in USDT e vado a intascarmi anche il 34% di APY sul prestito in USDT. Poi gli USDT.E in questo caso, quindi sono sempre nel mondo Avalanche. Gli USDT li vado a usare su un'altra piattaforma come ad esempio Pangolin, di cui vi parlavo poco fa, e li metto in un pool lì e farmo altra roba, vedete? E sono queste cose che dove c'è APY di qua, APY di là, dappertutto. Purtroppo sono situazioni che non durano, però adesso è il momento in cui sono vive vegete. Allora, BankUI è in beta, io non ho trovato tra l'altro informazioni sugli audit, le devo ancora cercare bene, queste, la parte tecnica delle singole piattaforme me la sono lasciata per ultima per domani, perché appunto audit, mica audit, riferimenti, cose varie, devo ancora guardare quello, mi sono concentrato finora sul come funziona e quindi mi raccomando attenzione, perché c'è comunque questa componente di rischio. È vero che c'è già 1 miliardo di liquidità in supply sopra, però ripeto, il progetto è in beta e a quanto ne so io non è auditato. Poi abbiamo Pangolin, ah no, aspettate, no vabbè, ci torniamo dopo, cerchiamo di fare un discorso organico. Pangolin è il DEX la cui interfaccia è identica praticamente a QuickSwap. Non so chi di voi ha usato QuickSwap su Polygon, è esattamente identica, ok? Guardate, l'interfaccia è quella. Ci sono anche qua dei pool interessanti che danno, c'è un programma di liquidity mining in PNG, che non è il formato dell'immagine ma è il token di Pangolin, e sono i pool più interessanti sono tutti o con AVAX, che è la coin di Avalanche, oppure con PNG, ok, con gli APY più alti sono questi, però c'è veramente un sacco di roba. E la cosa che vi volevo dire, ecco perché ho fatto questo salto e non sapevo se farlo subito o no, che così, giusto per aggiungere della carne al fuoco, tra le reward di BankUI, guardate, si può mettere, depositare qua sopra i liquidity, sì, insomma gli LP per i token da liquidity provider, che qua si chiamano PGL, e del pool QI AVAX. Quindi in sostanza da qua depositi QI e AVAX, che poi in realtà si appoggia a Pangolin, quindi si può fare anche direttamente da Pangolin e poi prendere il token LP e andarlo a mettere in staking qua sopra, e c'è un APR del solo 476%, ovviamente si è esposti sia a QI che ad AVAX che alla impermanent loss tra loro, perché qua la impermanent loss esiste come esiste da tutte le altre parti. Riguardo a Pangolin, ripeto, i pool sono questi, potete andare a darci un'occhiata, non ci sono per adesso, cioè non c'è un conto alla rovescia, cioè durano finché c'è disponibilità di token da droppare e basta. Se ci volete andare a dare un occhio, questi sono. Quindi esempio, non lo so, dicevamo BankUI, vado a mettere WBTC collaterale, prendo in prestito DAI e VETH, DAI e USDT, metà e metà, vado su Pangolin, mi pareva che ci fosse il pool DAI USDT, non mi ricordo dove, no, non era su Pangolin, scusate, è su un altro DEX che vi mostro ora, che si chiama Trader Joe. Aspettate, abbiate pazienza, Trader Joe, fatto un casino con tutti sti DEX, che è l'altro DEX per l'appunto, che ci sono dei farm interessanti anche al di fuori di AVAX e il suo token, per questo ve ne volevo parlare. Eccolo qui, USDT DAI col suo APR del 44%, e quindi vado a farmare i token Joe, perché qui si farma Joe, qua sopra. Anche questo non è auditato, quindi mi raccomando, esercitare molta cautela, è ancora in fase sperimentale, quindi ci si gioca un po', ma non si fa delle mosse azzardate, va bene, finché non ci sarà Aave Curve, che allora lì potremo veramente fare APIN come Dio comanda. E niente, questo è un altro DEX con farm diversi e la ricompensa è data in Joe. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo Yield Yak, si chiama, mi pare, yieldyak.com,
che è un aggregatore. Quindi il mondo DeFi da cosa è fatto? Allora, i pilastri sono il money market, quindi il lending, quello è il primo pilastro. Secondo pilastro abbiamo i DEX e poi su di esso ci si costruisce il resto, gli aggregatori, le assicurazioni, i vari pool che attaccano gli altri pool, tutta la piramide della DeFi, no? Si va a costruire i sintetici, asset management e così via. E abbiamo quindi il nostro aggregatore YAC. Allora, YAC funziona come tutti gli altri aggregatori, quindi in sostanza lui va a farmare all'interno degli altri pool su Pangolin o su Trader Joe, ovviamente, e forse anche su altri, però vabbè, io per ora mi sono fermato a questi perché gli altri si va veramente a un TVL bassissimo e quindi il livello di rischio diventa abbastanza alto, già è alto, diventa atroce anzi, e tipo baguette, che non lo so, lasciamo stare, e niente, quindi qua prendi l'LP token, lo metti qua dentro e lui ti fa l'auto compound, è una specie di Beefy Finance, una specie di, che anche Beefy Finance tra l'altro mi pare che abbia la sua, cioè la versione Avalanche, ecco, quindi è ancora piccolo però mi pare che ci sia. Comunque questo è un po' l'ecosistema Avalanche in breve, no? Abbiamo BankUI, poi abbiamo i nostri, che è il Money Market Lending, abbiamo i nostri pool, che sono i DEX, scusate, che sono Pangolin e Trader Joe, e poi abbiamo Yield Yak, che è il primo compounder. E poi ci sono in arrivo tanti altri progetti, perché ho visto che già c'è una piattaforma di vendita iniziale di token, quindi da lì poi iniziano ad arrivare a cascata tutte le varie, tutto il mondo DeFi, ecco, si estende così veramente a macchia d'olio. E quindi niente, va seguito, io non possiedo neanche un AVAX né uno di tutti questi altri come investimento, vi faccio una disclosure enorme, non ce l'avrò neanche domani e neanche probabilmente tra 2 o 3 settimane, perché sapete come ragiono io, no? Preferisco prima farlo partire e poi eventualmente dopo allora andarmi ad allocare. L'ho fatto anche con Solana e Luna. Qualcuno mi ha detto: pirla, potevi farlo prima, ma è vero, ma prima lo fai e più diventa speculazione, più aspetti, io voglio aspettare di capire bene, vedere i risultati, e allora lì per me è investimento. Tanto, ripeto, il mio orizzonte temporale è lungo, quindi non mi preoccupo troppo dei movimenti di breve. Questo è per chiudere la parentesi Avalanche. Domani la vediamo meglio. Poi torniamo sul nostro mondo Terra, torniamo sulla Terra, sulla blockchain Terra, e in particolare, vabbè, vi volevo far notare dal punto di vista dei fondamentali, poi con Avalanche così non mi dite più che parlo solo di Terra e Solana, altrimenti mi prendete in giro. E parlando invece di Terra, guardate, qua c'è una dashboard che è fatta da quelli di SmartStake, che è un validatore, che fa vedere il cambiamento della supply di Luna nel tempo. E guardate, cioè ultimamente c'è una quantità di burn pazzesca, se voi andate a vedere lo storico, negli ultimi 7 giorni, l'avevo scritto anche su Telegram, sono stati bruciati quasi 7 milioni di Luna, pari all'1,7% del circolante in 7 giorni. Su Luna, su Terra, su cui abbiamo per adesso Anchor, Mirror e Pylon. Basta, questo per adesso è il mondo Terra. Sta arrivando l'impossibile su Terra e non oso immaginare veramente i burn che ci saranno dopo. Io a volte mi viene la FOMO di accelerare il mio pack, ma poi mi dico no, la regola è quella, non fare l'errore da FOMO buyer. E poi su Terra, Luna, il mondo, insomma la blockchain Terra, tra poco arriva l'aggiornamento Columbus 5, che non so se è passato in sordina a voi oppure no, ne abbiamo già parlato, però è veramente importante, perché a parte che brucerà più Luna, adesso una parte di Luna, quando c'è domanda per UST, vengono bruciati in parte dei Luna per generare gli UST, e un'altra parte viene messa in un pool che si chiama Community Pool. Dopo Columbus 5 verranno bruciati tutti per il signoraggio di UST, ok? E quindi meno supply in circolazione. Quindi in sostanza maggiore è la domanda di UST e minore è la supply di Luna nel tempo e viceversa. Poi non è l'unica cosa, però ho trovato questo articolo che è carino, non è nuovissimo ma è carino, c'è un aggiornamento molto importante che è questo upgrade che rende compatibile
la blockchain Terra con l'IBC, che sta per Inter Blockchain Communication Protocol, e è una feature di Cosmos. Io ho fatto un ragionamento, sono partito un po' per la tangente, ve lo condivido anche a voi. Allora, l'IBC in sostanza è una specie di ponte nativo, immaginatevelo, che permette alle varie blockchain che lo integrano di parlare tra loro senza troppa complicazione, ok? Senza dover usare servizi esterni, è un qualcosa già di cablato all'interno del protocollo della chain. Fa parte del framework di Atom, quindi del mondo Atom, e tant'è che tutte praticamente le chain costruite su Atom, vedi Crypto.org, vedi non so Polkadot e Solana se sono proprio native Atom o se usano soltanto Tendermint e alcune componenti, però so che anche loro fanno parte insomma di questo ecosistema dell'IBC. E insomma, venendo ai soldoni, questo cosa vuol dire? Vuol dire che dà integrazione totale tra la blockchain Terra e l'IBC e tutte le blockchain legate all'IBC, tra cui Atom. Atom, ultimamente io non capisco perché se ne parla poco. C'è, che io sappia, Osmosis e un altro di cui mi sfugge il nome, di protocolli DeFi, perché me lo sono segnato ad approfondire bene il mondo Atom, ma di liquidità ce n'è il giusto, nel senso né troppa né troppo poca. Non è in FOMO, ma io ho pensato, cosa può mancare su Atom? Una stablecoin. E se l'IBC dovesse arrivare nel momento giusto e portare ad esempio UST su Atom e tutti quegli asset magari del mondo Terra, anche sintetici, sui DEX di Atom, cioè di Cosmos intendo, potrebbe veramente dargli una spinta importante. E quindi, non lo so, io terrei un occhio anche su Cosmos, sinceramente, in questo periodo, perché potrebbe riservare qualche sorpresa. Anche qui io vi faccio un disclaimer gigante, non ho aperto posizioni su Atom e non vi sto dicendo di farlo, mi raccomando, non sono mai consigli finanziari, io vi condivido quello che penso. Voi prendetelo, ragionateci, andate a fare degli approfondimenti e delle ricerche e vedete voi che cosa vi sembra sensato o non sensato fare o non fare, perché secondo me Atom è molto sottovalutato per quello che fa, ecco, quindi potrebbe mancare proprio questo tassellino qui. E l'estendere una blockchain come Terra, che ultimamente sta veramente facendo da buco nero per la DeFi, vedo tutto intorno a Terra, e poterlo portare anche altrove non è affatto male. Da un lato per UST, che cresce, e quindi, che dire, più domanda per UST, più burn di Luna, siamo tutti più contenti, gli holder di Luna, e dall'altra parte per le altre chain che possono utilizzare quella stablecoin. Cioè, caspita, è liquidità regalata, utilizzabile, che puoi importare a sforzo zero nel tuo ecosistema, nella tua blockchain. Quindi veramente interessante, io ci farò molta attenzione. E poi, vabbè, ci sono altre integrazioni, tra cui Wormhole, che è il ponte che collega un po' tutte le principali chain, Terra, Solana, Ethereum e non ricordo che altro. E quindi, insomma, è interessante vedere quale sarà il risultato di questo Columbus 5. Se da un lato è vero che c'è dell'hype su Luna, ultimamente il prezzo è schizzato in una maniera atroce, è altrettanto vero che i fondamentali ci sono, ok? Quindi qua non c'è veramente ombra di dubbio. Sempre rimanendo nel mondo Terra, su TerraSwap gli APR sono sempre sostenuti. C'è il pool Luna Luna che rende un 62% di APR così pulito, Luna UST 112%, e poi non si vede ancora quello che è il pool BET UST e MET BET, che MET BET non penso renda tanto, ma è zero in permanent loss. BET UST secondo me renderà adesso un 60% anche lui all'incirca, vedendo la proporzione tra volumi e liquidità. E quindi, che dire, seguo anche questo perché ci sono opportunità di farm anche qui. E poi, come avevamo detto anche l'ultima volta, ci sono anche opportunità di arbitraggio, no? All'interno del pool Luna Luna, perché vedete, il prezzo ad esempio adesso è a 0,95, il che vuol dire che se voi comprate, avete 100 luna, no? Riuscite a comprare 5 luna, 5 bluna in più, guardate, vi faccio vedere,
L'avevamo già detto anche un bel po' di tempo fa, però non si è appianato questa opportunità, non capisco come mai. E allora, 100 luna supponiamo di averli, andiamo a cambiarli in bluna, ne otteniamo 104. Tac, facciamo lo scambio, intaschiamo i bluna, poi andiamo da Anchor a fare la trasformazione da bluna a luna, perché sapete che si possono trasformare l'uno nell'altro, fare l'unbonding si chiama, e quindi da qua, da bond, burn, tac, da bluna a luna, aspettiamo 21-24 giorni massimo, che è il tempo di burn, e abbiamo 4 luna in più regalati. È vero che dobbiamo aspettare questo tempo e se nel frattempo luna dampa, allora abbiamo realizzato una perdita. Sì, però se noi stiamo holdando luna e non ci interessa i movimenti di breve, allora secondo me può essere interessante. Un 5% regalato, detto in altre parole. E poi direi che abbiamo terminato per ciò che riguarda il mondo luna, terra e cosmos, che me li ero segnati. Poi cos'altro abbiamo? Qua l'IBC me l'ero studiato un po' per curiosità. E ecco, la Visa che ha comprato un CryptoPunk, così si è inscimmiata con gli NFT, ha detto che secondo Visa gli NFT saranno il futuro del commercio elettronico, addirittura se giocheranno un ruolo importante nel futuro del commercio elettronico, e hanno detto ma sì, compriamoci un CryptoPunk a $150,000, è uno di quelli economici però, CryptoPunk da poco. E basta, ha detto che vogliono, loro detengono una collezione di artefatti, di beni di diverso tipo che celebrano un po' la storia, presente, passato e secondo loro futuro. Ve la lascio lì così com'è. Poi, compliance, la storia di Binance e la compliance la stiamo seguendo ormai da vicino, step by step. La parte di Singapore, cioè il ramo di Singapore dell'azienda Binance, ha assunto un ex capo del settore di regolamentazione e compliance del Singapore Stock Exchange come nuovo CEO di Binance Singapore. Ok, quindi c'è ancora CZ. E questo probabilmente per costruire, non so se il suo addirittura headquarter lì, quindi se la sede principale sarà lì, oppure se è semplicemente un modo per posizionarsi, così come sta facendo anche in altri stati. Sappiamo che adesso un obiettivo a Binance diventare compliant in tutto il mondo per offrire i suoi servizi in piena regolamentazione. Quindi io vi ricordo, visto che vedo sempre purtroppo ancora questo il timore nei vostri occhi, no, verso Binance, chiude tutto, scappo, non scappo. Non c'è da scappare, Binance è lì, rimane lì e per ora non ha particolari problemi. Ci sono ancora anche i futures, tra l'altro, anche in Italia, devono ancora dire la data in cui non ci saranno più. Poi, PayPal lancerà anche in UK il servizio crypto, finalmente, che era partito con gli Stati Uniti e adesso lo lancerà anche in UK, quindi siamo tutti molto contenti. Ecco, e l'ultima cosa, mi avevate chiesto sul supercharger di crypto.com, di nuovo, il nuovo, quello EFI. Ma avevate detto, e io ho verificato, effettivamente è vero, se si lascia i token, i CRO nel supercharger, li si trova poi automaticamente in quello successivo, quindi è stracomodo. Però l'unica cosa, c'è da accettare di nuovi termini e condizioni, l'accettazione delle ricompense. Quindi ricordatevi questo, mi raccomando, non lasciateli lì e basta, perché se poi non andate lì e fate accetto le ricompense, poi non vi viene droppata la ricompensa stessa. Vi volevo aggiornare anche sull'APY, visto che l'ultima volta ci eravamo lasciati che non c'era ancora, in quanto non era ancora effettivamente iniziato. Sono quelli che durano solo 10 giorni, quindi CRO vincolati per pochissimo tempo, super conveniente, e poi come al solito le ricompense distribuite nel giro di 30 giorni. Sicuramente, io continuo a dirlo, se si hanno dei CRO liberi, svincolati in questo momento, nel momento in cui ci sono dei supercharger, sono veramente il top. Supercharger e syndicate sono dei must per tutti i CRO holder, ecco. E basta, questo è quanto. Affinity, tra l'altro, è sempre un qualcosa che ha a che fare col cross chain e gli NFT, quindi i trend principali un po' del periodo. E
Qualcuno mi aveva proposto una strategia dicendo: sì, io li farmo tutti questi token e me li tengo lì, li dimentico per un paio d'anni, così o esplodono o non ci ho perso niente alla peggio. E ci sta come strategia, effettivamente. Sono delle altcoin ancora piccole, poco conosciute, le farmi col supercharger, non fai cifroni assurdi, però te le tieni lì e boh, magari nel peggiore dei casi non hai perso niente perché non ti costano, le farmi e basta. Nel migliore dei casi hai fatto boom, non lo so, vabbè, ve lo condivido. Poi basta, ho terminato, adesso volevo passare la parola a voi per sentire che cosa avete da dire di bello. Allora, i CRO vanno messi lì ma puoi toglierli anche all'istante. Sì, sì, è vero, zero commissioni, metti, togli, sia dall'app che dall'exchange, è molto molto comodo. Allora, leggiamo qualche domanda dall'alto. Ecco, qua c'è qualcuno che sta spammando tutti i pin su AVAX, mannaggia te. E dunque, poi, decisamente meglio Polygon, non ho letto cosa, vabbè, fa niente. Dove siamo? Qua qualcuno che vuol fare 30 per robe assurde. Cosa ne pensi di Lydia Finance, la nuova DEX su Avalanche? Ecco, ho visto anche quello tra i vari, però non è tra i più capitalizzati, allora per adesso mi sono messo a analizzare solo quelli, però magari tra stasera e domani un'occhiatina ce la butto. Perché non parli mai di Convex Finance? 6,5 miliardi di TVL in poche settimane. Sì, lo conosco Convex, hai voglia, è una specie di Yearn. Convex e Yearn si stanno contendendo che succede? No, non è convex.finance, ma è convexfinance.com. Si stanno contendendo, se qualcuno vuole squattare il dominio convex.finance può farlo, no scherzo, si stanno contendendo, dicevo, il potere di voto su Cure, VCRV, perché... Come funzionano gli yield optimizer su Curve? In sostanza, sapete che Curve di per sé dà un rendimento variabile sui vari pool a seconda di quanti CRV si hanno in staking, no? All'interno di Curve stesso. Se voi andate a vedere qua, Rewards APY, vedete che c'è sempre un range, tipo qua tra 3,6 e 9,18, e vuol dire che se non hai CRV in stake sotto forma di VIE CRV prendi il minimo, altrimenti vai su. E quello che fa Yearn e Convex è di andarsi a mangiare, fanno i whale di CRV, vanno a pompare al massimo il rendimento e poi te lo riflettono a te e loro si trattengono una fee. È una specie di mafia, non so come chiamarla, però sta di fatto che è così e c'è un po' la lotta tra loro. Però effettivamente Convex è assolutamente valido perché ci sono tutti i pool di Curve e fate il confronto con Yearn, perché mi ricordo che alcuni rendono di più e alcuni rendono meno. Non chiedetemi come mai, com'è possibile, visto che il modello di fee è molto simile, con la differenza che qua in parte, cioè, c'è più rewarding agli staker di CVX, che non è un brutto token, magari ci ragionerei. Sto andando off topic comunque e basta. Questo per quanto riguarda Convex. Ciao ragazzi, sono nuovo qui, si possono fare domande aperte riguardo le cripto? Se non puoi fare quelle, cosa vuoi fare? Per me non ha senso fare speculazione su DeFi, tanto vale andare di trading. Io ormai sono su Terra e su Terra rimarrò a lungo. Ma fai bene, guarda, l'importante è avere una regola da seguire, una strategia da seguire. Serve un nuovo moderatore per quando Termination non c'è. Sì, ma infatti adesso da settembre in poi facciamo per bene anche quell'aspetto lì. Datemi tempo. Oggi mi è arrivato il Ledger che ho comprato con il tuo ref. Grande, grande. Goditelo tutto, vedrai che ti piacerà. Potresti spiegare come assicurare i fondi ad esempio di Anchor? E c'è da utilizzare ad esempio Unslashed, che offre l'assicurazione all inclusive su Anchor tra il depeg di UST, che ormai è sempre più improbabile, e il fallimento dello smart contract. È un po' aumentata, c'è un po' di domanda, mi sa, è diventato 3-8% annuo. Comunque c'è da fare il KYC all'inizio. E tu qui, quando fai ad cover, tu in sostanza ti stai assicurando per un massimale di questo in ETH, mi raccomando, in Ethereum, e andrai a pagare un premium stimato che è questo.
E il deposito di sicurezza che devi mantenere però sulla piattaforma Unslashed è maggiore, perché comunque devi coprire anche eventuali fluttuazioni del premium, perché poi il premium viene ricalcolato ogni ogni rollover viene cambiato di fatto il premium a quello che è la nuova percentuale, quindi potresti poi l'1 di ottobre in questo caso trovarti a pagare di più. Una volta che l'hai fatto, fai add cover e c'è tutto il discorso di conferma, che però poi ti richiede anche una sorta di KYC, ecco, c'è una specie di cioè c'è da fare una verifica di identità al fine che poi se ti succede qualcosa puoi provare che tu eri dietro un certo address, quello che è accaduto, insomma devi avere tutto in maniera abbastanza pulita, e quindi quello è un po' il procedimento. Non è difficile in realtà, anzi è molto molto semplice. Poi, cosa significa tecnicamente bruciare un token? Allora, bruciare un token significa toglierlo dalla supply, il che può voler dire o chiamare la funzione burn, quindi all'interno dello smart contract di alcuni token c'è la funzione burn che li toglie dalla circolazione, o altrimenti mandarli a un address che non ha, di cui nessuno ha la chiave privata, come ad esempio su Ethereum c'è l'address 0x e tutti zeri, che è un address inaccessibile, e ad esempio i burn di FTT, che fa FTX ogni settimana forse, non mi ricordo, vanno a finire lì e sono rimossi di fatto dalla supply. Si possono prendere in prestito Shiba per shortare su Coinbase? Secondo me Coinbase non dà margin trading, no, mi pare di no. Sì, ma comprare l'una adesso secondo me è un suicidio. Ma lo farò lo stesso. Mi sei piaciuto? No, attenzione, perché adesso effettivamente è molto esteso. Non fatevi del male a comprare dei token estesi, perché poi sapete come va a finire. Quando un token estende diventa pericoloso, diventa bollente. Adesso ha ritracciato un po' e sta toccando il suo range di 4 ore che avevamo identificato. Però attenzione, perché se poi va a fare un lower high, un po' una run, lasciamolo fare una struttura un po' laterale o un po' correttiva prima di fiondarci dentro, perché è un rischio. Se uno vuol correre il rischio per non perdersi quel movimento lì, ok. Però tutto ciò che estende troppo, ricordatevi che prima o poi torna indietro, al prescindere dai fondamentali. Poi, è come bruciare una banconota, esatto, il burn di un token è simile come concetto, ci sta. Inviarlo ad un wallet inaccessibile, bravo, esatto, esattamente così. Mandarlo ad un address nullo, 0x tutti zeri, esattamente. Alcuni smart contract hanno proprio la funzione burn all'interno. Poi, ciao Luca, secondo te cosa ha bloccato la crescita di EOS? Secondo te è un progetto morto defunto o sta prendendo la rincorsa? A me non è mai piaciuto causa centralizzazione. Io il DPoS, il Proof of Stake con delegazione, con così pochi validatori, non mi sembra che abbia mai funzionato, ok? Quindi a me non piace, sono un po' di parte, me ne rendo conto, e tempo addietro avevamo fatto un dibattito, io e Zaragast, mi ricordo che lui è un super fanatico di EOS, ma di fatto per ora non c'è molto su EOS e quindi non lo seguo nemmeno, esatto, è un po' quello. Dunque, dove siamo finiti? Eccoci qua. Potresti farci un'analisi generale di C98? Sta pompando un sacco. Ho visto che sta pompando, ma in realtà sai che non l'ho particolarmente approfondita, sono sincero. Ha appena fatto nuovi massimi su Bitcoin e effettivamente non è male. È che io ho questo brutto o bello, non lo so, vizio di non filarmi di striscio le nuove coin, e al momento nuovo massimo, potrebbe retestare qua i 5.008, volendo si potrebbe impostare anche un trade speculativo da qua con lo stop loss qua sotto 5.100, giù di lì sotto queste due candele, su ipotesi di prosecuzione rialzista. Se invece torna giù, niente, boh. Non lo so, lato fondamentale so che stava facendo un po' di cose anche lui nell'ambito cross-chain, nell'ambito di avere un wallet, un bridge, tutte quelle cose che appunto adesso sono abbastanza trending. Però, mea culpa, non l'ho approfondito abbastanza. Lo farò, dai, lo farò.
Dunque, vediamo. Cosa ne pensi di iniziare a bannare tutti quelli che continuano imperterriti a chiedere cosa ne pensi della shitcoin di turno, anche se non so neanche cosa sia realmente Bitcoin? Guarda, in realtà se qualcuno chiede su un altcoin come questa cosa di C98, io tendenzialmente provo a rispondere. Io non sono un grande esperto di altcoin, quindi faccio quello che posso, ma a me non dispiace l'idea che uno chieda delle altcoin. Certo, se uno arriva dal nulla e si mette a chiedere cosa ne pensi di Baby Doge, di qua, di là, lì non rispondo neanche, nel senso non ci sto neanche a perdere tempo. E per il resto, no, mi piace che comunque vengano fatte domande, perché ci sta che uno magari vuole capire, imparare qualcosa. Poi, non ho più occhi per vedere, un occhio su troppe cose interessanti, esatto. Troppo, troppo, io da diventare matti, ragazzi, da diventare matti. Ti posso chiedere quali progetti consiglieresti ad un novellino delle cripto? Bitcoin, Ethereum, parti da lì, studiateli, capiscili e poi cerca di capire un po' il resto, nel senso, parti da Bitcoin, che è la base, capisci come funziona, cos'è una blockchain, il senso, cioè perché Bitcoin ha senso e quant'altro, fai ripercorri un po' la sua storia, poi passi a Ethereum, da Ethereum ti studi un po' DeFi, tutti i vari settori e da lì poi anche le altre blockchain, poi ogni blockchain ha i suoi progetti e quant'altro, quindi vai ad approfondire sempre di più, però parti sempre dal generale, non partire mai da un altcoin che poi non ci capisci nulla perché se non conosci le basi non riesci a capire veramente nulla, ecco. Vediamo dove siamo finiti. Qua c'è qualche domanda da saltare. Ci vuole un po' più di moderazione, ci vuole un po' più di moderazione. Qua c'è ancora la stessa domanda di prima. La questione Doge con la ripartenza della Doge Foundation te si possa salire? Parliamo sia di investimento che di gambling. Grazie. Guarda, investimento e Doge per me sono due cose agli antipodi. Gambling è gambling, quindi però io il gambling su Doge preferisco farlo quando non ne parla nessuno e allora lì te ne gratti un po' e poi prima o poi quando esplode lo rivendi. Quello è gambling. Investimento non esiste. Ho Solana in staking su Binance con APY del 9,99% per 60 giorni. Secondo te è buono? Allora, non mi sembra malaccio, ti dico. Dov'è? Su Saber, giusto per tornare su piattaforme di cui non parliamo mai, c'era il pool MSOL Sol che ti dà gli interessi di staking più un bel APY in SBR. Dunque, 11% più arrivia, ci arriva. Questo è come Lido, Marinad Finance si chiama, è come Lido, che lei ti dà è il, però mi sa che è pieno, ah, non si può più, niente, non si può più, però si può entrare nel pool, secondo me, con solo Sol, e ottieni l'APY dell'11% più quelli che vengono generati da MSOL, che ti genera comunque un APY del 6,21%. Quindi questo è un po' un altro modo per ottenere una rendita su Sol senza vincoli, senza Binance che è centralizzato e non è affatto male. Poi procediamo. Sapresti dire qualcosa di Terra World? Allora, so che ci sono stati un po' di problemi nella vendita iniziale del token perché è stato fatto un errore sulla quantità minima acquistabile e l'hanno messa altissima. E quindi c'è stato un piccolo problema, ma al di là di quello non ne so molto. Ne avevamo parlato un po' di tempo fa, però non c'è niente di nuovo, secondo me. Un metaverso col discorso a tema business era una cosa un po' strana. EOS non è un progetto morto, sta per fare il suo arrivo l'exchange bullish, è vero quello. È nata la piattaforma gaming Ultra, la Nomura Bank ha investito 150 milioni di dollari su bullish, ma a me non so se piace molto il fatto che cioè non lo so, capitali che provengono dal settore bancario e quant'altro investano in un exchange così, boh, non lo so, non mi riesce a convincere ancora, però è vero che sicuramente cioè fa parlare di sé. Rimango non un fan di EOS, però, sono sincero.
Cosa ne pensi di AXS? Estesissima, estesissima, però interessante, come ma anche il gioco in sé è interessante, assolutamente valido. E che dire, il settore del gaming sta crescendo veramente un sacco in questo periodo, non è una novità, ma non solo Axi, tutto il settore. Avevo trovato un'infografica carina che faceva vedere. Come si chiama? Cioè tutte delle sottocategorie, cioè c'erano dei giochi tradizionali insieme a quelle, alle sue controparti blockchain col play to earn. Erano veramente, veramente interessanti. Dunque, cosa ne pensi di Helium? Inizieresti a minare da casa? Allora, attenzione con Helium, che ho visto che stanno nascendo dei ponzi anche lì. C'è gente che vende le antenne con un ricarico, con tutta la filiazione, la piramide, mica piramide. Fate attenzione. Allora, riferitevi solo al sito web originale di Helium per qualsiasi cosa vogliate fare e non cascate in queste piramidi truffaldine che ho visto che stanno nascendo dei ponzi anche lì. Lo so perché poi cercano sempre di tirarmi dentro. Io gli faccio un dito medio lungo chilometri ogni volta. Tutti, non ce n'è uno escluso di quegli scam ben noti, con i nomi ben noti che non abbiano cercato di tirarmi dentro. Se mi state ascoltando, non provateci neanche più. Fate un buco nell'acqua, anzi, vi espongo. State attenti a questi scam. No, non ci cascate, non ci cascate. Poi, entro ottobre 2020 sarà tutto out riguardanti i futures. Ora, se sei nuovo utente Binance, già non ti fa creare l'account futures. Sì, nuovi utenti lo so, però se io li sto ancora usando e non ho visto la data ancora, in verità. Se forse mi sono perso qualcosa, ma non mi sembra. Pensi sia sbagliato tenere tutta la liquidità in USDT? Meglio diversificare anche le stablecoin? Allora, io non ho paura per USDT, non credo in quel panico generale. Credo comunque di sì, perché è sempre meglio per un tema di rischio diversificare. Io ad esempio sulla DeFi, sulla CeFi, o meglio, utilizzo quasi solo USDC, perché comunque è vero, è più centralizzata e quant'altro, però a me interessa avere una stablecoin sicura. Nella DeFi magari c'è più scelta e quindi e alcuni danno rendimenti più alti, quindi magari se tu usi USDC hai una cosa diversa, un APY più basso, allora magari ti girano un po' le scatole, ci sta. Io ti dico, non mi crucerei troppo a detenere USDT, perché comunque se c'è un problema su USDT c'è un problema dappertutto, credimi, c'è veramente abbastanza a macchia d'olio, si espande a macchia d'olio. Conosci Cardano? Dov'è che l'ho già sentito nominare? Mi sa che sì, mi sa che devo. Non mi ricordo, ma lo dovrei conoscere. No, sto scherzando. Io dico che Cardano a settembre farmerò un sacco sulle sue piattaforme. Non vedo l'ora. Non vedo veramente l'ora. Scherzi a parte. Credo che. Allora, adesso io lo trovo ancora sopravvalutato, perché stanno arrivando, sì, le piattaforme DeFi. Però non c'è ancora nulla e è in top 3. Io ripeto, non vedo l'ora di vedere i suoi primi risultati concreti per poter dire, cioè è un errore, ora vale quello che vale, ok? E allora sono contento. Però per adesso sono troppo poco bullish per Cardano, ecco. Allora, mi è saltato tutto in avanti. Tra l'altro 50 minuti già, caspita, devo leggere le ultimissime domande. Ragazzi, adesso mi spiace, ma è il momento di andare a analizzare un paio di grafici, perché insomma, dobbiamo chiudere con i grafici come di consueto. Poi ragazzi, ci vediamo tra 2 settimane, ce la farete? Non ci sono più live, mi mancherete un sacco, giuro. Allora, Bitcoin si trova ad affrontare l'ultima resistenza, 50.000 e dintorni. Se l'andiamo a rompere, allora abbiamo recuperato la zona più top che esista, la zona dei massimi. E non è da escludere quindi un nuovo test, un nuovo attacco ai massimi. Se non la recuperiamo, bisogna fare attenzione ai falsi breakout, no? Perché se ci andiamo a perdere tutti e due questi supporti, la situazione non diventa più piacevolissima. E quindi questa è un po' la scelta che deve fare Bitcoin adesso. Se andiamo a chiudere i prossimi giorni, adesso il settimanale è stato bello perché siamo arrivati proprio a ridosso, guardate, di questo livello, con addirittura un bullish retest su questa zona. Se
Siamo arrivati a ridosso della resistenza e adesso, ripeto, dobbiamo un po' vedere il da farsi. In realtà, vedendo un settimanale così bullish, ci potrebbe stare anche un po' di ritracciamento, rimanendo sempre bullish. L'importante, come dicevamo anche le scorse volte, è non andare a finire di nuovo qua sotto, sotto i 40.000. Perché se andiamo a finire sotto i 40.000 ci mangiamo tutto questo pump che abbiamo fatto in questi ultimi giorni, in quest'ultimo periodo. E quindi andiamo a invalidare tutto il breakout, tutta questa struttura, il che non ci piace nemmeno un po'. Quindi qualsiasi posizione di buy the dip sul ritracciamento che ci sta andarla a cercare volendo, nonostante vi ricordo che siamo ancora in regimi di lower high fino a prova contraria, l'importante è che abbia comunque come invalidazione il rientro all'interno sotto i 40.000, perché comunque lì è dove andrebbe perso tutto lo slancio. Ecco, l'importante è proprio quello dal mio punto di vista. Se poi andiamo a fare immediatamente un altro, cioè un'altra candela verde senza nemmeno ritracciare un po', caspita, allora diventa ancora più interessante cercare il buy the dip in seguito, no? Perché prima o poi andrà a farla un po' di flessione, comunque sono 3, 5, quasi 6 se ne chiudiamo un'altra candele settimanali verdi a fila, e quindi la probabilità di ritracciamento bullish c'è, e soprattutto appunto è bullish perché lo slancio è più sentito. Per il momento la direzionalità è sempre questa, quindi abbiamo sempre come botta dominante questo dump dai 60.000 fino ai 35.000 in 2 settimane, quindi ricordatevi che esiste questa possibilità ancora, immaginatevi sempre come caso peggiore se dovesse succedere una roba del genere immediatamente. Questo per essere sempre realisti e per evitare di prendere posizioni non coperte, senza stop loss, senza le dovute protezioni e quant'altro. Guardate, questo intanto, questo pool di domanda intorno ai 30.000 si è veramente è costruito una base solida fortissima, perché ci abbiamo pescato all'inverosimile e è stata una grossa accumulazione col senno di poi, quindi finché cioè ce la portiamo avanti anche nel futuro questo livello di resistenza, e il fatto che sia sopra i vecchi massimi è ancora più bello, perché fa capire comunque che c'è una domanda molto crescente, cioè non siamo neanche andati a ritestare i 20.000. Per il momento dobbiamo vedere quali saranno i nuovi livelli di offerta innanzitutto, quindi dove faremo l'AI, il solito discorso. Poi andremo, se andremo a ritracciare bene, se no magari prima partiamo verso l'alto ma poi prima o poi ritracceremo, l'high e il low sono sempre le due cose che dobbiamo andare a vedere. E i casi sono sempre quelli, cioè il caso peggiore, ve l'ho detto, è fare lower high e poi andare a dampare giù così e fare un lower low, che cioè, sembra improbabile ma mai dire mai con Bitcoin, no? Poi abbiamo la possibilità di fare lower high e equal low, quindi ritornare qui, che non sarebbe bello neanche lui. Poi abbiamo la possibilità di fare lower high e higher low, quindi una roba del genere, che non sarebbe male in realtà, perché comunque è un triangolo accumulativo. E infine abbiamo la possibilità di fare equal high e poi dipende dal low. Anche qua può essere higher low, il che è bello. Equal high, equal low, facciamo un range enorme, un range del 50%, e basta, queste sono un po' le possibilità, no? Quindi ancora un po' tutto da vedere. Per il momento infatti io non mi espongo particolarmente da un lato o dall'altro, è concepibile il volersi esporre, ve l'ho detto, andare a cercare già una posizione long dopo tutto questo slancio rialzista è concepibile, l'importante è avere un piano d'uscita molto chiaro, quindi io personalmente se si rientrasse qua andrei a segare tutte le posizioni long che avrei aperto. Questa è semplicemente l'idea che ho in testa. Cercare lo short non lo cercherei, speculativo, io ho quello di copertura come vi ho spiegato all'inizio, perché comunque mi sembra che il mercato sia abbastanza carico e non ci sono spunti particolari di short. Ci potrebbe essere se dovessimo andare a perdere di nuovo tutti i livelli significativi, o peggio ancora perdere il pool di domanda qua su time frame settimanale, che è la nostra, vedete, zona di super accumulazione, lì sarebbe un disastro, ma non è ancora questo il caso. Poi andiamo a dare un occhio al nostro Ethereum anche. Ethereum, guardate, è finito dritto dritto nella zona che avevamo identificato, tac, qua, la zona settimanale. In realtà noi avevamo detto, poi l'avevamo un po' estesa, avevamo detto che tutto questo poteva essere un entry con lo stop qua sotto.
Sono posizioni molto larghe, ne sono consapevole, ma perché sono posizioni comunque con, cioè, non intraday, cioè sono posizioni comunque di medio termine, anche se sono speculative con il loro stop loss, perché poi il take profit di una posizione così potrebbe essere o qui oppure anche trend follower a rialzo. Cioè vedete com'è la logica, una logica non dello scalp che entri esci subito tac così, cioè una cosa più rilassata, no? E quindi adesso vediamo, perché sembra aver pescato un po' da questa zona, se poi va a fare dei nuovi massimi non è affatto male. Poi, dunque, cos'altro abbiamo di interessante? Ah, BNB, con la notizia probabilmente di Binance e Singapore e quant'altro, BNB oggi ha avuto una bella botta rialzista e anche lui di fatto è andato a segnare un bottom locale qua giù. Adesso sta sfidando quelle che sono le prime aree di resistenza, guardate, soprattutto qua, e vediamo, perché se la va a bucare va a uscire da questa struttura, va a fare un primo higher high, poi si trova davanti gli altri e mi immagino poi farà un low, un higher low e proseguirà questa fase che, se poi si rivelerà cumulativa, cioè bestiale, se questa è un'accumulazione è veramente bestiale. BNB è infuocato in questo periodo. E direi che questo è più o meno tutto. AVAX non l'ho neanche guardato apposta, proprio perché, guardate, è eccessivamente esteso, soprattutto se si guardi il daily, e quindi attenzione, ok? Attenzione a non farsi del male con le coin estese. Abbiamo un supporto qui a 79.000 sat, potrebbe essere una zona di entry super speculativo, perché poi qua non abbiamo nessun riferimento per lo stop loss se non il livello stesso, però non lo so, secondo me è un po' rischioso vista l'impennata verticale, quindi bisogna sempre fare attenzione a non farsi prendere troppo dalla FOMO. Noi nel dubbio ne parliamo domani, perché è interessante da seguire da un punto di vista proprio di tecnologia, di farm, di piattaforme in sviluppo e quant'altro. Usi Fibonacci, Luke? In realtà lo uso se non ho di meglio, ecco, ad esempio qua su Avalanche lo potremmo andare ad aggiungere. Da qua a qua, guardate, c'è un bel 38,2 che si sovrappone esattamente a questa zona, quindi la rende anche più interessante. Sui 79.000 satoshi e dintorni, è un po' sotto, vedi? A volte Fibonacci aiuta. E dunque, bene, direi che con questo ci possiamo salutare, abbiamo smarcato la nostra ora di live. Fate i bravi, mi raccomando, fate i bravi, perché io vi tengo d'occhio, anche se non sono live vi tengo d'occhio, e se fate all-in nelle shitcoin vi vengo a prendere. No, scherzi a parte, ci risentiamo il 10 di settembre, magari troviamo il modo di vederci anche durante, per fare qualche breve aggiornamento, non so, su Telegram o su Instagram nelle storie, qualche pillola, no, di aggiornamento, oggi è successo questo e quest'altro, così. In due parole, magari se proprio un giorno piove, fa brutto, che okay, una live da lì la potremmo anche fare, non vi assicuro niente, però non ci contate troppo e vediamo. Io sicuramente poi continuerò a guardare i grafici anche da lì, lo so che mi vado a nascondere per guardarli quando non mi vede nessuno. E niente ragazzi, ci vediamo domani in video, mercoledì ancora in video, perché non farò la live perché sarò già in partenza, ma un video per voi ce l'avrò di aggiornamenti, e poi ci rivediamo dopo le vacanze. Amici miei, fate i bravi, passate un buon fine agosto, inizio settembre, e noi ci vediamo presto. Alla prossima e buona serata.